The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, fa attenzione. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi è arrivato il grande giorno perché vi presentiamo il mazzo Structure Deck Resa dei Conti Bambola Ombra SDSS. Questo è un mazzo molto atteso e anche per questo, grazie a Konami e Manicomics, vogliamo regalarvi 4 mazzi. Seguite quello che bisognerà fare in descrizione per farvi avere comodamente a casa gratuitamente, senza nessuna sorpresa, 4 mazzi. Così 4 persone verranno selezionate per un mazzo a persona, quindi seguite qui il regolamento e buona fortuna. Eccoci qua, quindi dicevo, mazzo Bambola Ombra, lo andiamo subito a vedere e oggi vi dirò di più. Abbiamo montato anche il mazzo usando solamente 3 structure deck, quindi un'ulteriore aggiunta al video che vi permetterà di costruire il vostro mazzo utilizzando 3 pezzi del SD. Eccolo qui. Allora, in prima di tutto, guida introduttiva e regolamento e tappetino in cartone, in cartoncino leggero. Eccolo qui. Questo è il mazzo. Se vi state chiedendo se c'è il launch event, non ci sarà il launch event, purtroppo lo state chiedendo tantissimi. Non trovate informazioni perché non ci sarà, però i negozianti sono liberi di realizzare degli eventi chiaramente utilizzando magari tappetini che hanno in più o quant'altro per celebrare l'uscita di questo mazzo. Quindi per questa volta non ci sarà, magari Konami sta preparando qualche sorpresa, non lo so, ma ci spiace, ma vabbè. Il launch event o release event non ci sarà, va bene. Qui abbiamo la guida introduttiva, che in realtà è pubblicizzata ma non c'è. Eccola qui, potete inquadrare il QR code per scaricare il regolamento ufficiale di Yu-Gi-Oh! Ecco qui, mettiamo via questo perché in cartoncino ci potrebbe infastidire. Andiamo a scoprire il mazzo così come è stato pensato per una coppia. Intanto qui abbiamo anche 2 links, mi raccomando, scaricatevi 2 links, è bellissimo. Io sto giocando la coppa KC adesso, Kaiba Corporation. Ecco qua questo foglietto informativo con una bella immaginetta, se volete tenerla. Ecco qua, allora cominciamo. Grista, vabbè, carta l'attributo fuoco, la fusione fuoco dei Bambola Ombra. Che dice, quando il tuo avversario sta per evocare specialmente uno o più mostri mentre tu hai una carta Bambola Ombra nella tua mano, effetto rapido, puoi annullare l'evocazione, se lo fai distruggi quel mostro, poi manda una carta Bambola Ombra dalla tua mano al cimitero. Quindi innesca anche l'effetto del Bambola Ombra mandato al cimitero. Poi se questa carta viene data al cimitero, puoi scegliere come bersaglio magia trappola Bambola Ombra nel tuo cimitero e aggiungerla alla tua mano. Questa è una prerogativa di tutte le fusioni. Poi abbiamo Apcalone, carta nuova che si vede anche di copertina davanti allo structure deck. E 2 mostri di Bambola Ombra con attributi diversi, un livello 6, oscurità incantatore. Deve prima essere evocata tramite fusione, non può essere distrutta in battaglia e questo è già un buon partito. Puoi utilizzare uno dei seguenti effetti di El Bambola Ombra Apcalone una sola volta per turno. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi scegliere col bersaglio una carta scoperta sul terreno, annulla i suoi effetti. Una catena demoniaca per noi. Se questa carta viene mandata al cimitero, puoi aggiungere una carta Bambola Ombra al tuo deck al cimitero alla tua mano. Puoi scartare una carta. Signori, un lusso, una carta lusso. E qui rifatevi gli occhi perché il costrutto cambia design. E non è il solo, anzi non è la sola. Carta fortissima, celebre, è stata allontanata per tantissimo tempo e adesso Konami ha deciso di farla ritornare in pompa magna. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi mandare una carta Bambola Ombra al tuo deck al cimitero. All'inizio del damage step, se questa carta combatte con un mostro evocato specialmente, distruggi quel mostro.
Se questa carta viene data al cimitero, poi scelgo un bersaglio, magia trappola, bambola ombra, e questo lo sappiamo. E qui veniamo ai tre mostri bambola ombra nuovi, che si chiamano Quad Bambola Ombra. Cad, Ri e Nile, quindi sono i prefissi dei bambola ombra. Allora, effetto scopri, livello 2, luce, incantatore. Puoi evocare specialmente un mostro bambola ombra dalla tua mano, scoperto o coperto in posizione di difesa. Se questa carta viene mandata al cimitero dall'effetto di una carta, puoi mandare un mostro bambola ombra dalla tua mano al cimitero. E se lo fai, per il resto di questo turno, tutti i mostri che controlli guadagnano l'attacco difesa pari al livello originale di quel mostro mandato al cimitero per 100. È fortissimo. Poi, boh, ok, puoi utilizzare solo un effetto di bambola ombra per turno, solo una volta per turno. Ok. Questa è un'altra carta che ci evoca specialmente ed è psichico, il primo mostro effetto bambola ombra psichico, cioè diverso dall'incantatore. Puoi evocare specialmente un mostro bambola ombra dal tuo deck scoperto o coperto posizione di difesa, eccetto Ri bambola ombra Wendy. Se questa carta viene data al cimitero all'effetto di una carta, puoi evocare specialmente un mostro bambola ombra dal tuo deck coperto in posizione di difesa, eccetto questo qui. E poi puoi utilizzare solo un effetto per turno e solo una volta quel turno. E questa è, la chiamo io, la carta da side deck. Perché carta da side deck? Andiamo subito a scoprirlo. Anche questo è uno psichico, questa volta livello 4, acqua, effetto. Puoi scegliere come bersaglio uno dei tuoi mostri bambola ombra banditi, evocalo specialmente scoperto o coperto in posizione di difesa. Quindi se l'avversario ci bandisce qualche mostro perché non vuole che attiviamo i suoi effetti o lo recuperiamo dal cimitero, possiamo recuperarlo comunque. Poi, se questa carta viene data al cimitero all'effetto di una carta, puoi scegliere come bersaglio fino a 3 carte in uno o più cimiteri, bandiscile. Quindi se non abbiamo i mostri banditi, possiamo tranquillamente crearli. Un'altra carta nuova che è incarnazione bambola ombra, Rash. Scegli come bersaglio un mostro bambola ombra nel tuo cimitero, evocalo specialmente scoperto o coperto in posizione di difesa. Puoi bandire questa carta e una carta bambola ombra nel tuo cimitero, puoi attivare uno dei seguenti effetti. Metti scoperto in posizione di difesa un mostro scoperto che controlli, metti coperto in posizione di difesa un mostro scoperto che controlli. Puoi utilizzare solo un effetto di incarnazione per turno, una sola volta per quel turno. Qui abbiamo Winda con illustrazione alternativa, questa molto più bella secondo me di quella già uscita, guardate che figa. Poi abbiamo il bambola ombra Shekinaga, Winda dice deve prima essere evocata fusione, non può essere distrutta dagli effetti delle carte dell'avversario, buona. Ogni giocatore può evocare, vabbè qua c'è un errore di testo, mannaggia. Puoi evocare specialmente uno o più mostri una sola volta per turno, mentre questa carta è scoperta sul terreno. Se questa carta viene data al cimitero, puoi scegliere col bersaglio una magia trappola bambola ombra nel tuo cimitero, aggiungila alla tua mano. Benissimo. E il bambola ombra Shekinaga, un'altra carta che disturba le attivazioni avversarie. Quando un mostro evocato specialmente attiva il suo effetto mentre tu hai una carta bambola ombra nella tua mano, effetto rapido, puoi annullare l'attivazione. Se lo fai distruggi quel mostro, poi manda una carta bambola ombra dalla tua mano al cimitero. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno, se va al cimitero possiamo riprendere una magia trappola bambola ombra. E chicca finale, qui ci sono 10 foil ragazzi, 10 carte brillanti, sono 7 super rare e 3 ultra rare. C'è la fusione bambola ombra super rara, questa carta dice che se il nostro avversario ha un mostro evocato dall'extra deck, specialmente, possiamo utilizzare i mostri nel deck come materiali da fusione per evocare i nostri bambola ombra, se no altrimenti possiamo usarli dalla mano o dal terreno come materiali. Fortissima. Quindi in totale qui signori abbiamo 49 carte di cui 10 sono foil, quindi cioè pazzesco, cioè mai visto uno structure deck più pieno di questo. Abbiamo Falco, qui magari posso andare un po' più veloce perché le carte sono già uscite, ci sono già tutte le carte, quindi le sappiamo già. Falco si rievoca se mandato al cimitero da un effetto di una carta e scoprendolo rievoca un mostro bambola ombra dal cimitero. Riccio invece ci fa prendere una magia trappola da effetto scopri dal deck alla mano, oppure se viene mandato al cimitero possiamo aggiungere un mostro bambola ombra dal deck alla mano.
eccetto lui stesso, così come il falco. Squamata invece ci fa da sepoltura sciocca per l'archetipo, perché possiamo, quando viene mandato al cimitero, dall'effetto di una carta, mandare una carta bambola ombra dal deck al cimitero, anche magie trappole. Se effetto scopri, possiamo scegliere come passare il mostro sul terreno e distruggerlo. Drago invece ci fa come effetto scopri ritornare una carta magia o trappola nella mano, e se viene mandata dal terreno, dalla mano, se viene mandata al cimitero dall'effetto di una carta, possiamo distruggere una magia o trappola sul terreno. Bestia è il peschino del mazzo, perché è livello 5, quindi attenzione, tributate un mostro quando dovete evocarlo, se dovete evocarlo tramite tributo. Possiamo pescare due carte, quindi scartare una come effetto scopri e mandare al cimitero una carta. Quando viene mandata al cimitero, pescare una carta. Segugio, puoi scegliere come bersaglio una carta bambola ombra nel tuo cimitero, aggiungila alla tua mano. Se questa carta viene mandata al cimitero effetto di una carta, puoi scegliere come bersaglio un mostro sul terreno, cambia la sua posizione. Poi abbiamo bambola ombra Zefra Niaga, che dice: non puoi evocare e prendere un mostro, eccetto mostri bambola ombra e zefra, questo effetto non può essere annullato. E come effetto mostro, se questa carta viene evocata pendulum o mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta nella tua zona pendulum di qualsiasi giocatore e farla ritornare in mano. Devi avere una carta zefra nella tua zona pendulum per attivare e risolvere questo effetto. Ed eccola qui, bambola ombra zefra nucleo. L'effetto dei pendulum è lo stesso di prima. Effetto mostro, se questa carta viene evocata a pendulum mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta zefra nella tua zona pendulum, eccetto bambola ombra zefra nucleo, evocala specialmente, puoi utilizzare questo effetto di bambola ombra zefra nucleo una sola volta per turno. Qui abbiamo un protagonista che è il glorioso soldato nero, emissario dell'inizio, si bandisce mostro luce oscurità e si evoca specialmente, ha due effetti che possiamo attivare una volta a scelta per effetto, solo e solo uno di quei due per turno, ovvero bandire un mostro sul terreno oppure effettuare un secondo attacco se viene distrutto con successo un mostro dell'avversario, subito dopo si può riattaccare. Golem di lava, inserito magari soprattutto per evocare Grista, anche grazie a super polarizzazione che è inclusa in questo deck. Tributiamo due mostri avversario e regaliamo il golem di lava al nostro avversario, che sarà felicissimo di avere un mostro 3000 d'attacco, che però infliggerà 1000 danni a ogni standby phase avversaria. Quindi una carta utile per toglierci di mezzo dei mostri indistruttibili, perché una evocazione da attributo speciale non viene normale, pardon, non viene considerata come distruzione del mostro, quindi è forte per quello, un po' come i kaiju, solo che questo è più primordiale come mostro. Drago armato oscuro si evoca se controlliamo esattamente tre mostri nel cimitero di tipo di attributo oscurità. E quando in campo possiamo bandire un mostro oscurità dal cimitero per distruggere una carta sul terreno. Poi abbiamo Coda Favola Addormentata, scopri, puoi evocare specialmente un mostro dalla tua mano. Quando il tuo avversario attiva una magia trappola normale, effetto rapido, puoi offrire come tributo un altro mostro, l'effetto attivato diventa metti coperto in posizione di difesa un mostro scoperto controllato dal tuo avversario. Puoi utilizzare questo effetto di Coda Favola Addormentata una sola volta per turno. Quindi, e qui ci si ricollega sia l'attributo luce è utile per avere i materiali al cimitero per evocare il glorioso soldato nero, ma anche per il suo effetto di coprire un mostro e attivare quindi magari gli effetti secondari del bambola ombra, perché è stato mandato al cimitero l'effetto di una carta. Quindi fortissimo. Artista Magus Clown col trucco, davvero carino. Praticamente, se questa carta viene data al cimitero, puoi scegliere come bersaglio un mostro artista magus nel tuo cimitero, evocalo specialmente, il suo attacco e difesa diventano 0, poi tu subisci 1000 danni. E questo è forte perché viene, se viene mandato al cimitero dall'effetto, può ritornare in campo e essere utile per una successiva rievocazione. Poi c'è il Cavaliere dell'Armageddon. Quando questa carta viene evocata, puoi mandare un mostro oscurità al tuo deck al cimitero, e qui non serve neanche spiegarsi.
prima mi sono sbagliato, mi raccomando, i mostri di bambole ombre si attivano solo quando vengono malati dall'effetto, quindi se vengono scartati per costo, se vengono utilizzati come costo non vengono attivati. Felix Arciere Fedele della Luce, questa se va al cimitero dall'effetto di un mostro la possiamo evocare specialmente. Possiamo offrire come tributo questa carta, puoi scegliere quel bersaglio mostro contatto al tuo avversario, distruggi quel bersaglio, poi manda le prime tre carte al tuo deck al cimitero. E questo è un altro effetto. Tartaruga elettromagnetica, una one off ability, durante la battle phase del tuo avversario puoi bandire questa carta al tuo cimitero, termina la battle phase, puoi utilizzare questo effetto una sola volta per duello. Questa carta è stata stampata solo nei deck leggendari di Yugi, quindi è la prima ristampa ufficiale. Matematico, un'altra carta che fa sepoltura sciocca, manda un mostro livello 4 inferiore al cimitero, se viene distrutto in battaglia e mandato al cimitero, peschiamo una carta. Curibandito, si tributa e nell'end phase possiamo dissotterare le prime 5 carte dal deck, aggiungere una delle magie trappole dissotterate nella mano, inoltre manda le carte rimanenti al cimitero. Cerpero, pero pero, se subisci danno in battaglia dall'effetto di una carta avversario mentre questa carta è nel cimitero, puoi bandire questa carta al cimitero, puoi scegliere come avversario una carta sul terreno, distruggila. E qui passiamo alle magie. Maledizione della prigione d'ombra, la carta terreno dei bambola ombra, che dice: quando uno o più mostri bambola ombra vengono mandati al cimitero all'effetto di una carta, metti un segnalino pietra magia su questa carta per ogni mostro mandato. Tutti i mostri controllati al tuo avversario perdono 100 attacco per ogni segnalino pietra magia su questa carta solamente durante il turno del tuo avversario. Ogni volta che evochi tramite fusione un mostro fusione bambola ombra, puoi rimuovere 3 segnalini pietra magia da questa carta per utilizzare un mostro scoperto appropriato controllato dal tuo avversario come uno dei materiali da fusione. Fantastico. Fusione è il bambola ombra. Questa ci permette di evocare in modo rapido una fusione mandando i materiali dalla mano terreno al cimitero. Fusione bambola ombra Nefe. Questa carta ci aiuta a soddisfare gli attributi richiesti dai vari bambola ombra elementali, quindi fortissima. Super polimerizzazione. Qui non servono spiegazioni, fonde utilizzando anche i mostri avversario, quindi se un mostro per caso ci è utile nel campo avversario possiamo utilizzarlo come materiale da fusione, l'importante è che sia scoperto. Fusione istantanea, paghiamo 1000, evochiamo un mostro dall'extra deck ma non può attaccare, inoltre viene distrutto l'end phase, ovvero possiamo utilizzarlo come materiale da fusione ulteriore. Fascia d'oscurità, e qui non ci serve spiegare niente, pesca due carte e poi bandisce un mostro oscurità, se non lo abbiamo dobbiamo mandare tutta la mano al cimitero. Sepoltura sciocca, utilissima. Fossile vivente, questo è un rebornino, sempre utile per avere materiali. Giara dell'avarizia è tornata ed è qui presente nello Sacher deck in monocopia, essendo anche limitata a 1 nella lista carte bandite limitate. Possiamo riprendere 5 mostri dal cimitero, rimetterli nel mazzo e pescare 2 carte, fortissima. Turbine gemelli, scarta una carta, distruggi 2 magie trappole sul terreno, meglio il tifone spaziale mistico. Nucleo bambola ombra, e anche qui un'altra carta che cambia gli attributi, evoca specialmente questa carta come mostro con effetto, incantatore oscurità livello 9, attacco 1450, peso 1950, questa carta ha ancora anche una trappola. Se viene evocato in questo modo, puoi sostituire con questo mostro un materiale da fusione che indica un attributo su una carta mostro fusione bambola ombra. Se questa carta viene mandata al cimitero dall'effetto di una carta, puoi scegliere come avversario magia trappola bambola ombra nel tuo cimitero, eccetto nucleo bambola ombra, aggiungila alla tua mano. Sinistri giochi d'ombra, manda una carta bambola ombra al tuo deck al cimitero, poi puoi mettere scoperti in posizione di difesa un qualsiasi numero di mostri bambola ombra coperti in posizione di difesa che controlli. Purush bambola ombra Aeon, questa è una carta che aumenta i nostri attacchi difesa di 1000. Scegli come avversario il mostro bambola ombra che controlli, manda una carta bambola ombra alla tua mano al cimitero e se lo fai il mostro scelto come avversario guadagna 1000 attacco difesa ma viene messo coperto in posizione di difesa durante la end phase. Carina, simpatica. Vento perso, cerco bersaglio, un mostro evocato specialmente scoperto sul terreno, annulla i suoi effetti, inoltre il suo attacco originale viene dimezzato.
Se un mostro viene evocato specialmente all'extra deck del tuo avversario mentre questa carta è nel tuo cimitero, eccetto durante il Dama Step, puoi posizionare questa carta, ma bandiscila quando è sul terreno. Incubo infinito, paghiamo 1000, poi scelgo il bersaglio, una magia trappola scoperta sul terreno, la distruggiamo. Puoi attivare questo effetto di incubo infinito una sola volta per turno. Fusione necro, evoca tramite fusione un mostro fusione dal tuo extra deck, bandendo i materiali fusione indicati su di esso dal tuo cimitero coperti, ma esso non può attaccare in questo turno. Occhio a questa carta che è fortissima. Successione sub terrore, e anche questa ci aiuta a mandare un mostro dalla mano o terreno scoperto al cimitero. Se lo facciamo, aggiungi al tuo deck un mostro scoperta con lo stesso attributo ma con un nome diverso di quel mostro prima che fosse mandato al cimitero. Ok, e questa è molto forte. Wendigo, un'altra fusione, questa volta comune. Puoi scegliere come bersaglio un mostro che controlli come effetto rapido. In questo turno non può essere distrutto in battaglia con un mostro evocato specialmente all'avversario. Puoi utilizzare questo effetto di El Bambola Ombra una sola volta per turno. Se questa carta viene data al cimitero, possiamo aggiungere la magia trappola Bambola Ombra. Hanno gli Attilis. Nessuno giocatore può evocare specialmente mostri dalla mano o cimitero utilizzando effetti di magie trappole, quindi si bloccano un sacco di mazzi, come ad esempio, non so, il Necroz, per dirne uno. Se questa carta viene mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una magia trappola Bambola Ombra al cimitero, aggiungere la tua mano. E per finire il Link Bambola Ombra costrutto. Si fa con due mostri scoperta. Durante la tua main phase puoi evocare tramite fusione un mostro fusione Bambola Ombra dal tuo extra deck utilizzando mostri dalla tua mano o terreno come materiale a fusione. Se questa carta è nel tuo cimitero, puoi mandare al cimitero una carta Bambola Ombra dalla tua mano o dal terreno, e se lo fai evoca specialmente questa carta. Puoi utilizzare ogni effetto di Bambola Ombra costrutto una sola volta per turno. E questo era il mazzo per come è stato pensato con una copia. Adesso vi facciamo vedere come si potrebbe montare il deck utilizzando tre copie dello structure deck. Chiaramente ci sono scelte opinabili, cioè ognuno poi lo monta come preferisce, come gli viene meglio, cioè come gli funziona meglio a lui. Noi l'abbiamo montato così e adesso ve lo mostriamo. Ed eccoci qua ad analizzare il 3x del mazzo, come lo avremmo montato noi. Allora, noi giocheremo col 3x un Chaos, due Wendy, 3 Squamata, 2 Drago, questo per avere una forza di mandata al cimitero, di contrastare l'avversario, un Riccio, 2 Bestie per pescare di più, perché ci piace pescare di più, 2 Falchi, poi un Glorioso Soldato Nero che quindi chiama raccolta, il Coda Favola Addormentata, il Clown col Trucco, la tartaruga elettromagnetica, e questi sono i luce. Poi due matematici, ho optato per il matematico per riuscire ad evocare Shekinaga, drago armato scuro a 1, pesantino in più copie, fusione bambola ombra in 3x, fusione e il bambola ombra in 2x, fusione bambola ombra nefe per modulare gli attributi dei mostri bambola ombra, 2 superpermeabilizzazioni per evocare ancora di più e per essere per impossibilitare l'avversario dal fare qualcosa in catena alle nostre evocazioni. Fascio dell'oscurità in 3x, obbligo, tutti i mostri sono praticamente oscurità, e pescare ci piace sempre e comunque in questo gioco soprattutto. Sepoltura sciocca e giallo dell'avarizia, monocopie imposte dalla lista carte bandite limitate di Yu-Gi-Oh! Che trovate sul sito ufficiale, turbini gemelli in monocopia, incarnazione bambola ombra Rash, nucleo bambola ombra in monocopia, 3 sinistri giochi d'ombra e 2 venti persi. Ovviamente non potevo non utilizzare le bustine protettive della Kaiba Corporation che abbiamo disponibili in negozio, fra parentesi, se non riuscite a trovarle, noi ce le abbiamo.
Poi ho organizzato anche un side deck e l'extra deck, ma qui c'è veramente larga scelta, ampia scelta per poter fare più o meno quello che si vuole. Nel extra deck ho messo due golem di lava, Ariel, che come detto nel video, inizio video, è una carta utilissima per rompere le scatole all'avversario. Un altro Crimson Soldato Nero, emissario dell'inizio, perché non si sa mai. Una maledizione della prigione d'ombra, utile se vogliamo continuare a fusionare con i mostri avversario. Un'altra super polimerizzazione, due turbini gemelli per i mazzi che usano tante magie trappole come il paleozoico. Un vento perso, perché è utile rompere le scatole avversario con gli effetti dei mostri annullati. Due Purush Bambola Ombra Aeon per aumentare l'attacco dei mostri, quando ci troviamo contro un mazzo che utilizza molti mostri di attacco elevato. E due Incubo Infinito per toglierci ulteriormente le magie trappole scoperte. Per l'extra deck abbiamo due Grista, un Wendigo, due Noyatilis, due Shaky Naga, tre Winda, tre Costrutto e due Afgalone. A scelta potete metterci, io non l'ho messa, ma potete tranquillamente metterla, potete mettere anche Bambola Ombra Costrutto, che vi faccio vedere, è questa qui, eccola qua, potete metterla tranquillamente, come no. Magari sì, di spazio ce n'è, se usate solo l'extra deck del mazzo potete mettere davvero quello che volete. Io vi ho dato solo un'indicazione sommaria. Gli effetti delle carte li abbiamo già spiegati prima abbondantemente. Chiaramente con solo tre pelle dello Structure Deck si ottiene qualcosa di molto carino e abbastanza forte se volete fare qualche partita con gli amici. Se volete invece pensare di upgradare il mazzo, potete tranquillamente farlo con le scatole Duelli Devastati di Yu-Gi-Oh! Che trovate in commercio attualmente, tuttora, sono uscite qualche mese fa, ma sono sempre attuali perché avete un sacco di carte di side, di extra, di main, staple, utili in ogni mazzo per poter potenziare per appunto questo deck. Prendetelo in considerazione anche in vista del nuovo cambio di regole che avverrà il 1 aprile, la Master Rule 5. Quindi ci sarà possibilità di utilizzare l'extra deck a piena potenza dal 1 aprile e in Duel Overload, Duelli Devastati, Duel Devastator, pardon, Duel Overload esce a marzo, fra parentesi, Duel Devastator ha un sacco di carte che fanno per voi. Quindi ragazzi, il video è finito, partecipate alla nostra estrazione per vincere 4 mazzi di Bambola Ombra, una persona. Ci saranno 4 fortunati, speriamo che voi potrete rientrare in essi. Se non l'avete ancora già fatto, mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale se non volete perdere nemmeno novità di Yu-Gi-Oh! Giochi di carte collezionabili. E grazie ancora per averci seguito. Se volete venirci a trovare, abbiamo il negozio a Udine in via Aquileia 15A. Se non potete venirci a trovare perché siete troppo lontani, abbiamo un negozio, per l'appunto facciamo spedizioni e quindi vi raggiungiamo ovunque voi siate in tutta Europa, facciamo spedizioni regolari ogni giorno e siamo super veloci. Carte singole, prodotti, accessori, abbiamo tutto quello che vi serve per giocare ai giochi di carte collezionabili. Alla prossima e al prossimo video. Ciao ragazzi e grazie anche a Konami e a Mani Comics distribuzione per questo omaggio dei mazzi che regaleremo a voi. Alla prossima! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.